accoppiamento in area, parte Costantini, il suo tiro direttamente in porta. Ora Ciaccio, passaggio per Crippa, grande parata di Tugnoli, per Betti, Bolelli in mezzo, due, si sente un rumore pazzesco da qui, direi calcio di punizione ineccepibile. Costantini! Avevamo detto non è la sua giornata, invece ci smentisce così, porta in vantaggio il Felcina 1-0 con un calcio di punizione ottimamente indirizzato. Bolelli. Bolelli, mamma mia! Mamma mia! Campista di altissimo livello. Attenzione, rinviano su Frau, la palla rimane ancora lì. Frau. Crippa, Ciaccio, poi Aga, attenzione, Aga, velocissimo, e Blandamura con un grande intervento. Ancora Tugnoli, Bolelli. Aia, brutta questa uscita, alla fine Amada tira molle verso la porta del Felsina, ma grande rischio in questa uscita, diciamo dal basso del... Attenzione, siamo già dall'altra parte con Frau, che impegna Leandri, poi il pallone di testa! Costantini, incredibile pallone però di Frau dalla parte opposta, gliela messa sulla testa e quindi passiamo da un possibile 1-1 a un 2-0, ma questo è il Felsina quest'anno, squadra che è giocatori di grande qualità. Grande parata di Oleander. Calcio d'angolo, palla bassa, rimane lì e c'è il gol del Real Casalecchio, segnato proprio a Umada, 2-1. L'indietreggiamento della barriera, l'arbitro la contenta. Tutto pronto, stavolta va Frau, il pallone fuori, l'avevamo battezzata tutti dentro, Casalecchio, ora Kamga, grande intervento di Gamberini che poi prova a servire Frau, arriva prima Frau, il tiro di Frau su quattr'occhi, la palla era indirizzata ottima, grande contropiede qui di Luppi che poi è stato anche decisivo nel passaggio a Frau che di destro ha battuto Oleandri, 3-1 per il Felsina. Sì.